Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo ottenuto la chiave per passare. Tra l'altro stavo pensando, è da un po' che non troviamo Vulgrim. Vorrei comprare qualche potenziamento, anche se in realtà abbiamo ben poco da spendere purtroppo. Ora puoi passare. Oh, ma guarda, un altro trenino che possiamo spostare, ottimo. Che cacchio è quel coso? Mi ricorda Jumanji. Minchia, allora, era telefonata eppure filo filo mi sono spaventato. Ma proprio un filo. Qua che cosa abbiamo? Questa stanza con niente dentro? Serio? Boh, vabbè. Spingiamo il treno. Ah, bene. Bravissimo. L'ha preso lui in automatico, così non dovevo neanche spingerlo oltre. Ma poi furbo, sto vermone. Veramente molto furbo. Vabbè, qua almeno c'era una cesta di vita che lascerò perché sono full vita in questo momento. Allora, non credo che quello sia un tentacolo dell'affranta. Però stavo per dire, potrebbe essere un nemico che appare ora. No, ci sono solo due Barong che sono apparsi. Aia, che dolore. Dov'è pelle... Ah, guarda, tutti quanti venuti a farmi la festa, ottimo. Vieni qua che ti spacco un corno. Ecco, fatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Devo cambiare arma. Avete rotto tutti un po' i coglioni, eh? Sono incastrato ma proprio brutto male in una zona in cui non vorrei incastrarmi. È morto! Scusa un attimo. Ma quindi tanto vale ucciderli a questo punto con i colpi piuttosto che cavalcandoli, visto che cavalcando gli devi togliere due corna. Beh, se funziona anche con gli altri, tanto vale provarci. Porca, sti nanerottoli qua. Vieni qua, ti taglio in due. Che tra... ti devasto l'esistenza adesso. Ti seguo la vita in due, ma letteralmente non la vita metaforica, proprio la vita vera propria. Ti taglio in due come se fossi una mela. Vieni qua, aspetta. Ecco, fatto. Oh, finalmente. Dimmi che era l'ultimo. Ottimo. Ok, dove mi fa proseguire? In questa direzione. E se vado di qua, che cosa troverò? Probabilmente una cesta. Ma non mi dispiacerebbe trovare Bull. Ok. Ok, mi hai fregato. Te lo devo concedere. Ti concedo l'avermi fregato, piantina. Comunque, stavo dicendo, non mi dispiacerebbe trovare anche Vulgrim in realtà. E abbiamo trovato solo un forziere. Che cosa forziererà? Il cerca tesori. Va bene, meglio di nulla. Allora, molti dei... ho lasciato... Lo sapevo che c'era un artefatto e non era una cazzo di cesta. Comunque, molte delle ceste che ho lasciato sono sempre o quella della furia, quella gialla, o quella della vita, quella verde. Sulle ceste sono abbastanza sicuro di averle trovate tutte.
Però sapevo che c'era un artefatto che avevo mancato. Lo sapevo. Vediamo qua dove mi conduce. Ah, bene, c'è l'acqua. Pensavo fosse proprio d'altezza piedi. Fammi vedere. Allora, lì in fondo c'è una cesta. Posso passare? Sì, posso passare. Aspetta. Ecco qua, frame di invincibilità, stronza. Non la vedo? Aspetta, vieni qui. Che uccidendovi così almeno... Dai. Riuscirò mai a fare una parata perfetta? Oh, giusto. Vabbè, meglio di nulla, dai. No, in realtà volevo colpire lei, non volevo curarmi, ma alla fine l'avrei fatto, quindi. Qua sotto ci sarà qualcosa? No, perché questa è d'altezza piedi, non l'altra. Ok, aspetta un attimo. Qua probabilmente mi farà passare, ecco perché. Ecco perché dovevo arrivare di qua. Sarà a tempo? Non lo so, non credo, però brighiamoci che comunque non si sa mai. Non si sa mai cosa può succedere in questi casi. Non è a tempo, però sai com'è, io non mi fido mai. Molto probabilmente questa è l'ultima zona prima di arrivare al boss. Ma non vorrei azzardare opzioni. Quella zona sembra una zona boss fight, ma potrebbe essere anche una scala che mi fa salire. Stavo dicendo, ma quella specie di tentacolo, lo vedremo? Cioè, nel senso, lo combattiamo? Lì c'è un super forziere. Proviamo a scendere. Anche perché mi sa che è l'unico modo che ho per andare avanti. E tra l'altro preferirei liberarmi di sti pipistrelli verdi adesso, prima che diventino una rottura di balle dopo. È chiaro che io debba trovare un modo per salire. E credo che l'unico modo sia proseguire di qua. La madonna. Ovviamente. Ma sta musica è di ipertensione? Da dove esce fuori? Con questo livello dell'acqua, dove posso arrivare? Forse posso salire qui. Dai. Forse, aspetta. Se riesco... Ecco fatto. Vediamo, questa è la via per il forziere? No, il forziere è una via sopra. E lì c'è un cristallo da rompere, quindi questo vuol dire che bisogna continuare a salire. Niente più, niente meno. Scendi, guerra, perfetto. Vediamo cosa si nasconde qui dentro. Sarà un artefatto? No, un frammento dell'ira. Ottimo, 4 sfere di ira finalmente. Mi incuriosisce solo quel pezzo là. Ah, dannazione, ci sono proprio scivolato di faccia. Va bene, proseguiamo distruggendo il cristallo che ci fa aumentare ancora l'acqua. Questo vuol dire che finalmente arrivo da questo lato. E da questo lato che cosa si nasconde? Una cesta di vita, ottimo. Cesta di vita che a me non serve per ora. E finalmente ci siamo. Questa sarà la zona dove si nasconde l'affranta? Secondo me no. Secondo me no, è solo uno scivolo acquatico. Wihi! Zona boss fight. Rompiamo sto coso qua. Vabbè, almeno un cristallo l'abbiamo rotto, dai. Ciao, sono l'affranta. Vuoi menarmi? Vieni qui allora. Mi chiedo se l'affranta
Mi chiedo se la franta, come stavo dicendo... Ok, quando li riscalda... Non si possono toccare sti cristalli. Però forse li può scaldare fino a un punto tale in cui... li distrugge, no? Allora, io direi aspettiamo che finisca di fare il raggio incredibile. E ora distruggiamo questo. Di qua, di qua. Forza, forza, che devo farlo raffreddare quello. Merda, mi ha fatto la fintona. Dai, 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 su, su, sparamelo ancora. No, Ed! Ma sei stronza. Maledizione, sei stronza. Ok, e uno dei due è andato. Perfetto. E niente, è ancora caldo. Ottimo, ottimo, ottimo. Su, 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 vieni. Ah! Mi insegue il raggio supremo. Dai. Vai, 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 vai. Dai che io ti ho spaccato la gambina. Ma pezzo di merda. Ancora? Ma sei bastarda, eh? Hai detto coglioni, eh? Porca puttana, smettila di far crollare la roba. Dai, 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 che arriva il cristallo. Ti pareva. Bene, il suo punto vitale ora è in mostra. Quello è un corno? Ecco fatto. Vai, 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 spara pure il tuo raggio incredibile. Ora lo rimanda indietro, perché è stronza. Ora spattucchia un po' la testa quella, perché è bastarda. E niente, mi ci sono scontrato proprio contro la roccia. Eh no, e stavolta no, mi dispiace. Stavolta te la piglia al culo. Di già? Ah ecco, mi sembrava strano. Sì, va bene. È stato un filino troppo semplice, devo dirlo. Oh, ti sei incastrato tu la tua trombetta. Vabbè, forse perché... Madonna mia, che cattiveria, guerra. Vai, vai, vai. Ecco qua, gli hai spaccato la faccia, sei contento? Comunque c'è da dire che forse perché ho usato... Interessante, dai, senza averla fatta neanche vedere. Forse perché ho usato la forma demoniaca, la forma caotica.
Però è stato abbastanza semplice. Una pietra della vita, ottimo. È stato alquanto semplice, sono contento. Ti spacco la faccia, ma seriamente? Ma io stavo scherzando. Due sistemati, due rimasti. Alla fine potresti davvero arrivare alla torre. Lì ci sarà da divertirsi. Portiamo questa cosa da Samael. Sì, direi che potremmo divertirci. Martello nero. Che cazzo? Bentornato, cavaliere. Ah, ora ci riconosci, bussare, ma forse questo non è nel tuo stile. No, per perché niente. Sei qui? Strana domanda, visto che sei tu quello che è piombato nella mia dimora. Non sei sempre stato il martello nero. Ti nascondi in esilio come un eremita tra le lapidi. Perché? Che ruolo avevi in tutto ciò, Ultain? Non sono fatti tuoi. Cavaliere, ho qualcosa per te. Ci ho lavorato parecchio, ma è un po' troppo raffinato per me. Va molto meglio per te. Forse perché tu hai le mani troppo grosse, che ne dici? Non hai risposto alla mia domanda. Antico. È che mi piace il panorama, qualche problema? Hai chiesto il mio aiuto e io te l'ho dato. Se continui a dimostrarti ingrato, finirò davvero per infastidirmi. Ti sembro uno che ha paura della morte, ragazzo? No, direi proprio di no. Comunque sei un simpaticone, che dovresti temere. L'ho capita adesso questa battuta, da bambino questa non l'avrei capita. Da bambino probabilmente non l'avrei capita questa battuta. Perché lui è guerra, non morte, non è il fratello. Misericordia. Una pistola dalla superba fattura che può decimare i nemici con una scorta infinita di proiettili soprannaturali. Premi R2 per fare fuoco. Mi piacciono le cose con i proiettili infiniti. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!